oggi un appuntamento che è abbastanza curioso, devo dire. In questo nostro spazio mattutino di protagonisti facciamo due chiacchiere con la contessa Olimpia Leopardi, ideatrice di un evento veramente molto singolare, lo abbiamo detto, particolare, questo flash mob che riguarda l'infinito, una poesia celeberrima che insomma tutti quanti abbiamo studiato a scuola. 200 anni compie nel 2019, in particolare il 28 maggio. Buongiorno contessa, ben trovata con noi. Buongiorno a voi. Allora, naturalmente dicevamo ideatrice di questo evento, questo flash mob che si svolge in primo luogo a Recanati, ma poi naturalmente in tutta Italia con le scuole coinvolte, tantissime persone. Ma sì, infatti l'idea è proprio Recanati è il fulcro, perché Giacomo Leopardi ha composto l'Istituto a Recanati, oltre a esserci nato ovviamente, ma è l'idea di proprio unire l'Italia in un momento corale, un momento di speranza, di recitare questa poesia che è così importante per proprio il superamento delle barriere. Sì, quindi come dire, l'infinito, no? Che laddove c'è quella siepe che insomma deve essere scavalcata, deve essere, no? Sì, questo leggere l'infinito insieme così ci permette di guardare oltre. Sì. Con coraggio verso traguardi nuovi insieme. Bene, senta, tra l'altro com'è partita questa cosa che adesso il 28 tutti quanti si fermano per fare questo flash mob alle 11:30 del mattino, quindi insomma intanto è un orario e una data che vogliamo segnalare anche ai nostri ascoltatori. Siete lì 11:30 tutti coralmente a recitare l'infinito? Sì, noi speriamo che l'Italia si fermi per un minuto, perché è quello che dura l'infinito, però un minuto che conterebbe tanto, conterà tanto, perché saremo molti e l'idea di essere uniti verso il bello, verso la speranza. Quindi invito tutti gli italiani, non solo i marchigiani, non solo i recanatesi, a fermarsi per quel minuto. Senta, un'altra cosa riguarda invece l'installazione permanente, laddove ci sono un sacco di cimeli, memorabilia che avete realizzato da pochissimo presso la casa di Giacomo Leopardi. Sì, è un nuovissimo allestimento, perché abbiamo inaugurato a marzo, in cui abbiamo raccolto tutti quei cimeli che riguardano Giacomo, la sua famiglia e le cose che sono state importanti nella sua vita, le abbiamo raccolte in un museo che sarà adesso permanente e visitabile, perché prima si potevano vedere solo occasionalmente in caso di mostre o eventi particolari, perché erano sempre custoditi in casa. Sì, senta, il fatto che insomma lei sia ancora con il cognome Leopardi mi fa pensare che sia una pro-pronipote? Sì, lo sono. Giacomo non ha avuto figli, quindi noi discendiamo dal fratello minore che è Francesco. Ok, quindi ma c'è ancora chi in famiglia tiene vivo questo ricordo con qualche curiosità? C'è qualche aneddoto che ci vuole ricordare di Giacomo Leopardi quando ancora era a Recanati? Giacomo ha vissuto un periodo importantissimo a Recanati e anche probabilmente gli anni più spensierati, non sicuramente, gli anni più spensierati, quelli della gioventù, dei giochi con i fratelli. Giacomo era despota, così racconta il fratello Carlo, lui voleva sempre comandare e ci riusciva perché aveva un carattere fortissimo. Quindi veniva chiamato dai fratelli Muccio come abbreviazione, oppure Mucciaccio perché si comportava spesso male. Quindi Muccio, per tutti quanti. Muccio o Mucciaccio. Però questa è una cosa anche curiosa, perché a scuola, no? Insomma, te lo fanno anche forse mal digerire Giacomo Leopardi, il poeta pessimista, insomma, è tutto quanta la sua poetica che realmente, insomma, portava dietro con sé. Ma realmente che personaggio era? Era veramente così cupo? No, assolutamente, anzi, se c'è una persona che per tutta la vita si impegna nella ricerca della felicità è proprio Giacomo. Ovviamente questo però non esclude che ci si imbatta anche nella vita in cose che sono meno belle, e quindi anche un occhio clinico verso queste circostanze. Da questo viene questa idea del pessimismo, che però è stata molto superata anche nelle scuole, adesso viene insegnato in un modo molto diverso, perché è proprio il cantore della speranza. Senta, da ultimo, le hanno mai proposto di andare a fare qualche lezione in qualche liceo per parlare proprio della figura di Giacomo Leopardi in un'altra veste, una versione 2.0, diciamo? Sì, l'ho fatto qualche anno fa a Modena, mi hanno invitato in un liceo. No, scusi, ero una terza media e ero terrorizzata, perché era sabato, l'ultima ora di primavera. Ho detto, questi mi scappano via, cominciano a fare lo zaino. Sì. Appena arrivo.
guardi, ha suonato la campanella e non si è mosso nessuno. Io ho detto, beh ragazzi, ora ad andare. No, no, continuiamo, questo Giacomo ci diverte. Bene, benissimo. Davvero una bella cosa. Grazie, grazie per essere stata con noi. Ringraziamo Olimpia Leopardi, ideatrice di questo evento. Allora vi ricordiamo Flash Mob, l'infinito, 200 anni di questa poesia, il 28 maggio alle 11.30. Grazie ancora, buona giornata. Grazie, partecipate numerosi.